Io sono Lucille e sono una tatuatrice. Nei miei ricordi ho matite colorate e cartoni animati. Ho sempre fatto fantastici viaggi con la mia immaginazione che in così tanti momenti difficili sono stati poi la mia ancora di salvezza. Sono cresciuta nelle case popolari senza un papà e con una mamma che lavorava per i suoi due bambini e una nonna che ha reso unici tantissimi ricordi fatti di odori e colori. La mia storia è la mia ispirazione e cerco a mio modo di interpretare le emozioni che poi le altre persone mi mettono tra le mani. Ci sono artisti che mi aprono anima e cuore, sono donne rivoluzionarie come Frida e Tamara, perché sono donne che hanno preso la loro vita in mano a testa alta nonostante le mille difficoltà. Ho iniziato la mia carriera in realtà nel mondo della moda. Dopo il liceo artistico sono riuscita ad entrare nel mio primo studio stilistico tramite un'amica, iniziando a fare le fotocopie. Inseguivo il desiderio di imparare un pochino di più questo mestiere, perciò seguivo e sbirciavo tra i creativi di quello studio. Per quanto poi in realtà il mio obiettivo nella vita era arrivare ad avere un lavoro fisso, avevo lottato comunque per rimanere lì all'interno, perché all'inizio la gavetta, insomma, si pagava quello che era, viaggiavo, i ritmi erano molto forti, iniziavo ad essere palesemente stanca. Nell'ultima esperienza lavorativa incontro Alessandro, che è il mio miglior amico, tuttora lavora con me. Uno dei tanti giorni di lamentele gli confidai che il sogno del cassetto era fare la tatuatrice. Il giorno del mio compleanno, insieme ai miei amici, decisero di regalarmi il mio primo kit. Il primo tatuaggio fu quello dove, cioè, l'illuminazione, capii che potevo realmente cambiare vita. Quando decisi di parlare ai miei amici di Roots, in realtà si parlava di sogni e l'idea, per quanto accompagnata da una grande paura, fu proprio provare a realizzare questo progetto che non era un negozio, ma volevamo fosse un salotto creativo fatto tra amici dove una persona potesse entrare e sentirsi a casa. Quando disegno liberamente, metto all'interno dei miei disegni dei cuori pieni, definiti, con dei crocini che, per quel che mi riguardano, per come vedo io l'amore, la vita, cioè sempre piena ma con un po' di sofferenza, perché nessuno non ha un cuore che è stato un po' infranto ed è, l'abbiamo tutti un po' sofferente. Mi sono divertita a personalizzare questa collezione di Wycon, che per di più è vegana e rappresenta i miei principi. Un rossetto si chiama come me, cosa volere di più?